Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Qui siamo su un nuovo gioco, Paste Cure. Praticamente noi siamo nei panni di Jan, questo tizio che praticamente in passato ha dei poteri di telecinesi e di rallentamento del tempo, visto che faceva parte di un esperimento. Per come ho letto nella trama, governativo. E lui è preda di alcuni incubi e no, naturalmente dobbiamo combattere una sorta di agenzia che ci ha dato questi poteri. Cercheremo di scoprire la verità, anche perché non so niente del gioco, non ci ho ancora giocato, l'ho preso, l'ho comprato sul Play Store proprio ieri, fresco fresco, anche se è di qualche annetto fa, però ho visto che ho letto la trama, tutto quanto mi ha affascinato, anche perché tratta un tema, è un gioco per quanto, scusate, ho visto Dark Oscuro e quindi leggendo la trama e tutto mi ha attirato e quindi l'ho voluto prendere. Allora, qui dice premi un tasto, premiamo un tasto, c'è cioè continua ma non l'avevo iniziata, selezione capitolo, allora le opzioni, audio, vediamo un po' un attimo, ma il controllo, ok, il gioco, sottotitoli sì, la lingua dovrebbe essere italiano, ok, lo schermo. E vabbè, direi che ci siamo. Ci siamo con le impostazioni di gioco. Io inizierei una nuova partita insieme. Vai. Nuova partita. Il gioco salva automaticamente i tuoi progressi. Quando vedi questo simbolo, non uscire dal gioco né spegnere la tua console. Ok. Andiamo. C'è da scegliere la difficoltà, incubo, vabbè, bloccata, difficile, normale. Io andrei con la facile. Ok. Un attimo il caricamento, ci sarà sicuramente una intro di presentazione al gioco e poi siamo immersi nell'avventura, più che un'avventura in questo thriller horror. Cos'è una sorta di incubo? Boh. Forse viviamo in una specie di sogno, boh. Non saprei. Scusate. Ok, ci siamo. Il mio campo di battaglia personale. Quindi iniziamo così. Allora, diamo un'occhiata qua attorno. Se magari abbiamo qualcosa per interagire, ma non c'è niente. Non so che posto sia questo qui, comunque. Una pistola. Bene, quindi abbiamo trovato la prima arma. Un attimo però, raga, fatemi
dare un'occhiata qui attorno, se magari troviamo qualcosa, delle candele. Prendiamo la pistola, va. Meglio la protezione prima di tutto, sempre. Che succede? Aia. Cos'è, un demone? Stay back. Stay away from me. Ok. I have to find a way out of here. Per sparare il classico L2, R2. L2 la mira, R2 per sparare. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Ok. Si è aperta quella porta. Ah, qua si è chiusa, quindi non possiamo fare niente. Però completamente buio, raga. Se magari avevo una torcia al momento. Non ho a disposizione niente comunque. Aia. Mi sa che da ste porte escono quei tizi. Meno male il salvataggio. Aspetta, però ho lasciato qualcosa indietro, non penso. No, no. Ma proiettili. Ah, ok. Il caricamento è automatico. Non saprei, raga. There's more of them. Aia. Chissà quanti ce ne sarà di sti tizi. Boh, non saprei, gente. E quello? Ma qui siamo tornati dove eravamo prima? Boh. Sembra proprio di sì, comunque. Aia. There must be a way out. Ho capito una via di uscita. Speriamo di trovarla qui. Allora. Aia. Mi guardo sempre alle spalle perché non vorrei che ne arrivano altri sul retro. Questo è un incubo, raga. Aia. Oh no.
Quanti cazzo ce ne sono? Un'infinità di quegli esseri. Una sorta di demoni. Non so che cavolo sono. O sono. Sicuramente sono nella nostra mente, boh. Bam. Ma che cazzo? Per un pelo, eh. Altro succede? C'è caduta la pistola. Ora si mette male. Aia. Salvataggio, meno male. Quindi è una sorta di punto di controllo, almeno credo. Sa che sei in un incubo, Ian. Cos'è sta roba? Sembrano delle orme. Sicuramente ci sarà da seguirle. I have never seen anything like this before. It's so empty in here. Sembra l'impronta di qualcuno che sia passato da sta parte. Dove condurranno? Dove condurranno? All'inferno. Ian, Ian, are you there? Who is that? It's okay, Ian. Come over here. She knows my name. Una voce femminile, non so chi sia. Hello! Ian, hurry Però up. There's conosce not much time. il nostro nome. It must be a way out. Please, wait there. I'm coming. Dobbiamo andare là, verso la signora, che non so chi sia. Forse è legata al nostro passato. Boh. Ne scopriremo magari maggiormente Please, giocando. Ian. You have to hurry. Come on, Ian. Quickly. La miseria, chi è il team 1000? Terminator 1000. L'abbiamo vista in volto.
o io vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare attiva la campanellina, un commento che a me fa sempre piacere, anche perché mi permette di portare altri titoli, altri gameplay, diciamo, quindi. E vi ringrazio a coloro che lo faranno. Io soprattutto mi piace il mondo horror, ma I'm sorry, cercherò di portare un po' diversi titoli, diciamo. That one was new. The girl screaming for help. Where the hell did she come from? I need some water. 18 months of nightmares. Allora, ci Ever siamo since svegliati Alice came praticamente for da sta help. 18 sorta di months. incubo. Relentless. Vai di Unchanged. sotto e fatti un drink, ok? And Però suddenly her. prima She wanted to take me somewhere. What pulled her away like that? voglio vedere se abbiamo qualcosa da prendere qui nei dintorni. Aspettate, c'è un libro qua, possiamo interagire? No. Allora mi sa, raga, che dobbiamo per forza fare. Ah, qua cos'è? Il bagno? Credo di sì. Qua dietro cos'è? Il guardaroba? Guardaroba del nostro Ian? Bello. Una miseria. Delusso, gente. Delusso. Vabbè, però credo che il nostro obiettivo è andare lì sotto a bere, quindi andrei direttamente a bere. Vediamo un po'. Una scacchiera. Il nostro amico gli piace i scacchi. Ok, c'è una sorta di bottiglia che luccica. Immagino che sia quella il nostro obiettivo. Esatto. Adesso che succede? Cadono quelle calamite lettere dal nostro frigo. Questo che cazzo è? Alle allucinazioni il This is just nostro a hallucination. protagonista. None of it's real. Get your medication, and this will go away. Upstairs bathroom. Bagno di sopra. Trova le pillole blu nel bagno. Ah, ok. Questi? Che cazzo sono? Manichini? Vabbè. Devo andare in bagno a prendere Don't le look at them. pillole blu. They're not Ah, real. ok. Dov'è da sta parte? Keep it together, Se non Ian. ricordo male, il bagno. Concentrate. Ok. Abbiamo la vista offuscata. Qui. Ok, pillole blu. Premi per prendere una pillola blu. Le pillole blu ricaricano la barra della sanità mentale. Ah, se no impazziamo praticamente. Ok. These hallucinations are getting worse every day. Inventario. Premi per aprire l'inventario. Contiene informazioni sulla storia, sugli obiettivi attuali e sugli oggetti che hai con te al momento. Vediamo un po'. Ma. Ah, ok. Informazioni, quelli blu. The Blues, beh, è così che li chiamiamo. Marcus se li è procurati nel dark web. Persino lì non sono semplici da trovare. Non so cosa fanno al mio cervello, ma sono l'unica cosa che mi mantiene sano per ora. Ok.
Oggetti, pillole blu. Le pillole blu ti fanno recuperare la sanità mentale. Vabbè. Indietro, direi di uscire. E adesso squilla il telefono. Mi sa che dobbiamo rispondere. Qua, ok. Marcus? Who else? Sorry to disturb you so late, but I had a bad feeling. How are you? Not good. Nightmares? Hallucinations? Both. But this time it was different. There was a woman, Marcus. Do you know her? No, but she seemed familiar. Like I should know her. Do the pills still work? Yes, thank you. Not only for this, for everything. Ian. I mean it. I turned up out of nowhere with the weirdest story and you believed me. You took me in, let me stay in the beach house, got me medication. You're my brother, Ian. There's nothing in the goddamn world I wouldn't do for you. Thanks anyway. Thank me later. I have a present for you. I found a trace. The man who took me? There's a traitor trying to sell a remarkable drug. Praticamente è It's stato called rapito, Nexus. tradito It's da supposed to qualcuno, give the user il nostro certain Ian. abilities. He's selling to a pretty shady organization tomorrow morning. Give me his address. They rented two floors of the Crowley Arms, downtown. The place will be brimming with mercenaries, Ian. I don't care. If he's the lead, I'll be there. Are you sure you can control it? Yes. Good. I will keep on digging and send you the information tomorrow. Rest now. Take the blues if you need them, and gather your strength. We will bring them down, Marcus. We will burn them to the ground. Good night, Ian. Good night. Out of the rooms of World War II. Praticamente abbiamo parlato con nostro fratello Marcus al telefono, ci ha detto delle cose. To develop a new weapon, the human mind. With government backing, projects like MK Ultra gave birth to a dark age of science. Inhumane experiments were conducted on prisoners, students, and even children. Their goal, unlocking the hidden power and potential of the mind. Most were shut down from their dangerous methods and lack of success, but there are many who believe that they were continued in secret. Financed by private organizations hungry for the promised powers. Powers attained through pain and suffering, turning men into monsters. Interessante. But I like it. It keeps me focused. Helps me make sense of this mess. 3 years I'm missing from my memory. 3 years between stepping out of a plane from Syria and waking up. Ah, quindi è stato un combattente in passato il nostro Yamen. Faceva parte dell'esercito. Ha combattuto in Siria. Ok gente, credo che dobbiamo raggiungere là quella sorta di abitazione lì. Dobbiamo rientrare in casa. Bene, io direi per oggi di interrompere questo episodio qui con Paste Cure e ci ritroviamo la prossima volta continueremo con questo episodio. Un saluto a tutti, vi invito ancora una volta a iscrivervi al mio canale, lasciare attiva la campanellina, un commento.
un like che a me fa sempre piacere. Ciao ciao, alla prossima.